Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Mamma mia, i capelli me li ero lavati e acconciati ieri, non c'è più niente praticamente. Oh mio Dio! Beh, come state? Allora, ieri ci siamo fermati proprio qui. In realtà oggi è ancora lo stesso giorno, quindi aspettiamo trepidanti insieme domani mattina la chiamata. Lo vedrete tutto in questo video. Ma intanto ho pensato di registrare appunto un vlog di tutto il pre che ci sarà appunto, quindi di oggi, domani, bla bla bla. Infatti intanto andiamo a registrare un altro video ancora che voi vedrete domani. Comunque ho fatto un get ready with me di questo trucco. Sì, ho gli occhi diversi apposta. Lo trovate nel mio secondo canale che era Paradisi Beauty. Comunque, let's go, andiamo. Oltretutto ho Zoe qua sotto. Ciao Zoe. Zoe, dai anche a Lara. E anche di là. Zoe, devi condividere. E non era nemmeno tuo, era di Lara. No, glielo devi dare a Lara. Guarda, poverina. Povera Lara. Adesso non ce l'ha più Lara. E allora? Come facciamo? Oh, piedino. Dai un po' più pure a Lara, dai. Zoe, si condivide. Zoe, condividi con Lara. Zoe, anche Lara. Fai a. Diglielo, diglielo. Anche a Lara. Gnam gnam, anche a Lara un pizzettino. Daglielo tu. Zoe, non te lo puoi mangiare tutto, è troppo per te. No! Zoe, non fare quella faccia, troppi zuccheri. Zoe. Guarda, lo toglie proprio. Oh, brave! Ora ce l'hanno tutte e due e stanno guardando Shrek. È troppo bella tutta Piena zozza. di spinacio. Esatto, è sporca di spinaci. Perché questa era la tua pappa di spinaci tritati. Questa è la pappa nostra con spinaci normali. A questo punto aprite una petizione se siete contrari alle tazze natalizie quando non è Natale. Ma io penso che continuerò così anche ad agosto. Parlerò solo in presenza del mio avvocato. Dio. Scusa, io sono il suo avvocato. Buonasera. Avvocato? Io sono il suo avvocato. Ciao, avvocato Puzzetta, come stai? Ehi. Senti, ma perché Zoe sta cambiando canale? No, aspetta, che Zoe sembra una quarantenne, aspetta. No, vabbè, stupenda, sti mal. Zoe sembra una quarantenne che mangia. Sta decidendo il minutaggio che più desidera. Mentre ti mangi i biscotti del mattino, poi. Zoe. Zoe, da. Da mamma. Da. Ti metto io il canale. Cosa vuoi, Daggy? Vuoi, Daggy? L'hai fatto arrabbiare. Sei arrabbiata? No, ma abbi fede. Donna di poca fede, abbi fede. Lei vuole Daggy, ecco qui, Daggy. L'ultima parte, Dada! È contenta, fidatevi, è contenta. C'è un po' d'ansia. Sì, c'è un po' d'ansia. Posso far finta anche che non ci sia. Però un po' c'è. Sono umana. Cioè, la so controllare bene l'ansia, sì. Però c'è, perché è umano che ci sia. Anche perché ci tengo molto a questa cosa, quindi è normale. Comunque, proprio per mi sta proprio bruciando tantissimo, proprio per aspettare insieme questa benedetta chiamata. A parte che mi ha fatto benissimo, adesso parlerò così, perché se parlo con gli occhi chiusi non mi brucio, quindi va bene. Dicevo, per aspettare insieme mi ha fatto tanto tanto bene appunto questo vlog. E comunque ormai è mattina presto, quindi cioè letteralmente dovrebbe arrivare la chiamata. Oltretutto ho Lara a casa perché si è sentita male, purtroppo, con i suoi problemi, però niente Covid, non c'entra nulla, quindi purtroppo oggi doveva rientrare a scuola dalla quarantena che hanno fatto tutta la classe, ma sta ancora, cioè sta male per le cose sue, quindi purtroppo
purtroppo, vabbè, le maestre lo sanno, combattiamo con i suoi problemi da tanto tempo, quindi vabbè, c'è anche questa cosa di mezzo. Aspettate che mi sciacquo, sto diventando cieca. Mi sono frascicata i capelli. Tanto stavano già messi male, cioè io non capisco come fanno a ridursi così dopo un giorno, dopo 24 ore dal lavaggio. Infatti io continuo a voler combattere questa faccenda e sotto vostro consiglio ho acquistato lui, che è uno shampoo a secco che dovrebbe aiutare questa situa un pochino incresciosa. Ora sembro nonna. Belle nonna, è tornata nonna Chiara. Che stile però, due colori. Ma piace. Prossimi capelli? Con le strisce qua davanti? Figo. Oh, yes, sta spinta. Allora, adesso che siamo diventati... No, questo lo devo far vedere alla Ale, aspettate. Posso chiederti un consiglio? Cioè un parere? Perché sei bianca? Posso chiederti un parere? Da quando sei bianca la cosa bianca? Da adesso. Com'è? Sai che ha stile? A stile? Sai che ha stile? No, ma come hai fatto? Eh? Come hai Sono invecchiata tutto il mondo. Ha stile però, che via. C'ha stile? Oia. Come sarebbero? No, c'ha stile, voia. Sono fighi. Un botto. No, ma Come hai veramente fatto non ti senti dai questo effetto? Ma non è un effetto, è il mio shampoo a secco. No, farebbe effettivo, però. Però è figo. Ok, prossimi capelli. Sì, c'ha stile. Dato che Thor fa il monellino oggi, Zoe e Lara stanno qui per cercare di calmarlo, è vero? Bene, Zoe. Sto dando un timpano perché stavo proprio vicino a lei. Ho fatto suonare i timpani anche a Kai. Ciao. Oh, cosa piccolina. Ciao. Bambino. Oh, questa cosa fa molto ridere. Io sto lavorando sul computer e spuntano loro. Siamo sullo scatolone dell'albero, che la sto reggendo in piedi. Sì, praticamente ce l'ho sempre a fianco. E aspettiamo la chiamata. Infatti sono con le cuffiette. Perché... Ah, lo stai nascondendo. Mi hai fatto morire di fumo. Zoe! Ma... non pensavo che riuscisse a prendere. Ok. A due, Ah, proprio due! due Ok! Lara ne vuoi uno? No, grazie. Ma poi sono i miei, questi non... Questi sono al cioccolato fondente. È buono? Ok, l'ho sottovalutata la ragazza. Ok, colpa mia. Buono, mamma? Che colazione. Wow. Ho già mangiato però. Sì. Guarda. Grazie, Zoe. Oh, sì. Ecco, controlla bene, controlla bene. L'hai messo bene? Ecco. Ti Comunque ci ringrazio. siamo appena alzati, ecco perché sono un po' così. Anche così. Ma la faccia! Ma la faccia concentrata! Comunque sta disturbata perché non riesce a vedere i suoi cartoni preferiti. La mattina è cartoni preferiti e... Colazione. Colazione. Vabbè. La mia colazione è che biscotti. Io riprendo a lavorare e speriamo, 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 speriamo che ci chiamino o mandino la mail o un piccione viaggiatore o se dei segnali di fumo. È uguale, io mi accontento. Ok, ho delle novità. Zoe sta dormendo, quindi ve ne devo dare in cabina armadio e in silenzio perché sennò la sveglio. Allora, sono contro, praticamente mi sto abbracciando i vestiti per non far rumore. Praticamente è successo questo. Mi hanno contattata e abbiamo un appuntamento in settimana. Sono molto, molto contenta perché
mi sa che le cose stanno andando, però adesso dobbiamo per forza trovare la casa perfetta, perché dobbiamo trovare la casa per la quale combattere, nel senso che adesso iniziamo con la spada praticamente, perché succede. Allora, i prossimi step sono fare questa riunione, trovare casa, andarla a vedere, se ci convince iniziamo la trattativa per la casa. Quindi ultimi momenti per cercare casa, per fare la riunione, poi ci siamo, ci dovremmo essere, quindi ci vorrà un po' di tempo, non vi immaginate che sia una cosa così cotta e mangiata, però, ok, quindi secondo me vi avete portato fortuna voi, posso dirlo? Secondo me vi avete portato fortuna voi, quindi vi tengo aggiornati. Ora corro a vedere case, oltretutto c'è Ale che mi sta continuando a mandare case. Allora, letteralmente io sono qua dentro in silenzio per non svegliare Zoe. Ale sta lì, letteralmente là a fianco, ma ci stiamo scrivendo su WhatsApp da una stanza all'altra mandandoci il link di case che troviamo. Quindi in settimana grandi giri per cercare case, per andare a vedere, e poi si inizia. Sono contentissima, vi giuro. Oddio, speriamo che vada tutto bene, perché quando si cerca di comprare una casa, raga, chi ha già comprato una casa sa quanto è lunga, quante cose possono succedere, perché magari trovi la casa perfetta, va tutto bene, però poi trovi qualcosa che non va in quella cavolo di casa, possono succedere un sacco di cose, quindi speriamo. Dita incrociata per noi, inizia l'avventura, raga, inizia l'avventura. Bun bun, I've been Mrs. Bun bun.